Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Mi chiamo Gianluca Ranieri Bandini, sono un trader e un investitore. Continuiamo a seguire la saga del petrolio e lo facciamo con USO, l'ETC più grande al mondo che segue questa materia prima. Sicuramente gli iscritti al canale e i più fedeli avranno visto i video che ho trattato in precedenza, insomma, in relazione a questo argomento. Poi, se vi siete persi qualcosa, li trovate, insomma, nel canale. E beh, vi volevo avvisare che da oggi, per quanto riguarda questa saga, inizia la seconda stagione. Infatti, l'ultimo episodio ci diceva che USO sarebbe cresciuto improvvisamente dell'800%. Vi lascio anche sempre qui il link in descrizione se non sapete il perché. E quindi ciò è successo. Inizia la seconda stagione, ma non è l'unica e sola novità, ce ne sono tante altre. E diciamo che USO cambia la sua struttura, il suo scheletro. Seguitemi nel video. Dunque, chi mi ha seguito sa benissimo che cos'è l'effetto contango, altrimenti vi lascio sempre qui un video in descrizione. Il problema, come ben sappiamo, di USO, così come di tanti ETC sul petrolio, è quello che va a rivendere il front month. Quindi il future frontale, quindi quello attuale, quando si avvicina alla scadenza per andare a comprare quello successivo. Vediamo ad esempio qui una successione di future. Il front month adesso è la scadenza di giugno, che avverrà comunque a metà maggio, e poi c'è giulio. Sì, giulio. E poi c'è luglio. Come vedete, l'effetto contango è quello in cui il future con scadenza successiva ha una quotazione maggiore. Quindi, se il sottostante, o meglio, se l'ETC in questione per andare a permettere, diciamo, agli investitori, agli speculatori, chiamateli come vi pare, di tradare qualcosa che segua il petrolio, beh, l'unica cosa che possono fare è comprare un future. Quando sta scadendo, ovviamente devono liberarsene e poi vanno a comprare questo successivo. Capite di voi che se io vendo a 16 e adesso e compro a 19, anche se in tempi normali questi due valori si dovrebbero avvicinare molto fra loro in prossimità della scadenza, tuttavia questo non è accaduto, anzi è successo esattamente il contrario ed è stato estremizzato come fenomeno, portando a una distruzione del valore dell'ETC. E allora, cosa è successo? Che il gestore è corso ai ripari. Vediamo qua. Vediamo qui che cambia tutto quanto. Infatti, adesso l'ETC USO sta seguendo a livello di composizione tutt'altra filosofia. Ha spostato il 30% nel contratto di luglio, il 15% nel contratto di agosto, il 15% nel contratto di settembre. E quindi già siamo al 60%, aggiungiamo il 75% con il 15% su ottobre, 15% su dicembre e 10% su giugno 2021. Quindi vediamo che non esiste neanche più il front month, non esiste più niente, si è andato a distribuire nel tempo su diverse scadenze, in modo tale da non dover più soffrire laddove vi fosse un crollo incredibile del front month e lo portasse di nuovo a zero o addirittura su numeri negativi. Questo dovrebbe andare ovviamente a mitigare molto l'effetto contango e avere un senso più logico sulla composizione della quotazione e quindi della struttura dell'ETC. In ogni caso è chiaro che non riuscirà bene sempre come al solito a seguire il sottostante che rappresenta il WTI come riferimento di qualità di petrolio, ma in ogni caso ci proteggerà dai problemi che abbiamo visto nelle ultime settimane. C'è da fare un ulteriore ragionamento che potrebbe anche cominciare pian piano a essere interessante a detenere future, o meglio a detenere, scusate, ETC che si comportano in questo modo. Quindi dovete andare a indagare per conto vostro come si sono mossi i gestori e come si compongono i diversi ETC che ci sono. Perché,
siccome è concentrato su scadenze successive, in ogni caso, se il mondo cominciasse a ripartire nei prossimi mesi, questi sono prezzi molto bassi rispetto a quelli usuali del petrolio. E quindi ci potrebbe essere un incremento importante. Attenzione, non sto dicendo di andare a effettuare questa operazione e neanche che vi sarà una ripresa fortissima. Tuttavia, possiamo cominciare a prendere in considerazione la cosa. Non aspettiamoci dei ritorni mega galattici, ma in ogni caso capite da voi che cambia tutto. Passiamo alle opzioni, in quanto ho un'operazione su uso proprio, e io avevo venduto delle put naked sullo strike 3, quindi quando il sottostante però aveva un grafico molto diverso da quello che adesso andiamo a vedere, perché il prezzo da oggi è aumentato di 8 volte, quindi anche tutto quanto il grafico di conseguenza. Infatti, se andiamo qui verso l'area 100, praticamente quando ci troviamo verso 3, 13, 14, quelle quotazioni lì, in quanto vi è stato uno split, vi lascio anche un link qui sempre in descrizione, sia in alto che giù, per andare ad approfondire l'argomento, tante volte insomma non lo aveste già fatto. E quindi la quotazione è aumentata di 8 volte. Chi deteneva le azioni se le è viste ridurre di un numero equivalente, quindi di 8 volte, e tutto quanto è rientrato, diciamo, nella normalità. Quindi 3 sarebbe un equivalente di 24. Ci troviamo in quest'area qui. Vi vado a mettere questa linea. Adesso magari aumento anche lo spessore, perché altrimenti non si vede assolutamente nulla. Ecco qui, questo sarebbe l'equivalente di 3. Quindi, come vediamo, il sottostante è andato sotto, quindi probabilmente verrò assegnato. E se qui dice un prezzo medio di 32 dollari, 0,32 significa 32 dollari, io verrò quindi assegnato con 100 su 100 azioni, o meglio quote, perché chiamarle stocks, insomma, uso mi fa un po' impressione, diciamo. E cosa accadrà? Che quindi sarà un equivalente di 300 dollari, perché bisogna fare 3%, a cui dobbiamo sottrarre il prezzo del premio incassato, quindi 32 dollari, ed è come se uno fosse stato assegnato, quindi a 2,68. Quindi questo, diciamo, è il bello di entrare tramite delle opzioni, per esempio, ma questa è l'operatività più, diciamo, elementare che si può fare. A quel punto potrei andare a mettere a reddito queste 100 quote del sottostante detenute, andando a vendere delle opzioni call, magari a uno strike, quindi a una quotazione pari o superiore a quella in cui in cui sono stato assegnato. Poi magari facciamo un video a parte dedicato per descrivere questa operazione, che si chiama covered call. Quindi, se uno andasse a incassare ad esempio 10, 15 o 20 dollari, è chiaro che a questo premio di 31 dovrebbe magari aggiungergli altri 20, sono 50 dollari, e quindi a quel punto sarebbe come essere stati assegnati a 2,50. Attualmente a queste quotazioni siamo un po' superiori a 2 come corrispondenza, quindi vedete, fare tutto tramite opzioni ci consentirà di vedere di nuovo una parità sull'investimento, sulla speculazione, chiamiamola come vi pare. E quindi sull'operazione, senza bisogno di aspettare che torni a 3 il prezzo strike che era stato scelto, ma basterà che questo torni a 2,5. Ecco il vantaggio di utilizzare le opzioni. Ma se noi andiamo adesso su uso e clicchiamo sull'option trader, che ci dovrebbe restituire tutte quante le opzioni esistenti, vediamo che queste non ci sono, in quanto in realtà l'ETC uso esiste praticamente da poche ore. Perché quello vecchio, a questo punto, per trovare il riferimento, diciamo, dobbiamo chiamarlo come ticker symbol USO1. Dobbiamo fare opzioni. Ed ecco qua che ci compare, diciamo, tutte le opzioni che erano già state compravendute a mercato quando il sottostante aveva un'altra quotazione, quindi diciamo un equivalente di catena di opzioni dell'option trader.
E vediamo, se andiamo in more, vediamo che le opzioni scambiate esistono fino a dicembre, 16 dicembre 2022, quindi non è che potevano essere annullate, esistono, non si può fare finta di nulla e quindi saranno ancora compravendibili. Sicuramente presto arriveranno anche le opzioni sull'uso, diciamo nuovo, chiamiamolo così, quello splittato. Non ho indagato, ma sono sicuro che insomma accadrà questa cosa. E se siete interessati ad approfondire l'operatività in opzione, ma per vedere anche insomma cose un po' più complesse e forse anche un po' più furbe di questa, potete cliccare o meglio cercare il link in descrizione per prenotarvi una coaching con me. Inoltre vi ricordo sempre che vi sono i percorsi formativi, li trovate sempre giù in descrizione, sia in spread commodities, ma anche in azioni tramite la tecnica del beta trading, quindi praticamente il pair trading, e infine sempre ovviamente in opzioni. Io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale per sostenermi, mettete un bel like se questo video vi è piaciuto, io vi do appuntamento a prestissimo, ciao!